L'ultima puntata del talk show La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo e trasmesso su Rai 1, è andato in scena un interessante collegamento con Milly Carlucci, iconica presentatrice di Ballando con le Stelle. L'incontro ha offerto anticipazioni esclusive sulla puntata di Ballando in programma per sabato sera, oltre a sollevare una polemica che ha coinvolto uno dei giudici del programma, Guillermo Mariotto, e il concorrente Furkan Palali. Milly Carlucci ha rivelato che la puntata di sabato vedrà la prima eliminazione della stagione, un momento attesissimo per gli spettatori e i concorrenti. Inoltre, ha annunciato che i ballerini per una notte saranno Fabio Caressa, noto giornalista sportivo, e Benedetta Parodi, celebre conduttrice e autrice televisiva. I due, oltre ad esibirsi in pista, porteranno una ventata di leggerezza e divertimento al programma. Tuttavia, l'attenzione si è presto spostata su temi più delicati, in particolare il trattamento riservato al concorrente Furkan Palali, l'attore della popolare soap Terra Amara, che nelle ultime due puntate è finito in fondo alla classifica, suscitando discussioni tra il pubblico e i giudici. Milly Carlucci, sempre elegante ma incisiva, ha preso una posizione netta difendendo Furkan Palali e sottolineando come il suo impegno sul palco non sia stato adeguatamente riconosciuto da uno dei giudici, Guillermo Mariotto. La conduttrice non ha nascosto il suo disappunto per la performance di Palali, che è stata accolta con ironia dal giudice, il quale ha dato un voto bassissimo, un 1, e ha anche riso durante l'esibizione dell'attore. Capisco tutto, puoi dare il voto che vuoi, anche un 1 come ha fatto Mariotto, ma non è giusto mettersi a ridere di fronte a una persona che ci sta provando seriamente, ha commentato Carlucci. La situazione è apparsa particolarmente delicata, poiché Palali, assieme alla sua partner di ballo Erika Martinelli, si è impegnato molto per migliorare le sue prestazioni, ma sembra non riuscire a convincere i giudici. La conduttrice di Ballando con le Stelle ha voluto far sentire il suo sostegno al concorrente, sostenendo che il suo sforzo dovrebbe essere riconosciuto e apprezzato, anche se non perfetto. Questo tipo di critiche, a detta di Milly, dovrebbero essere costruttive, non demoralizzanti, soprattutto quando il concorrente dimostra di voler migliorare. Durante il collegamento, Caterina Balivo ha colto l'occasione per lanciare una battuta ironica, promettendo che riferirà tutto al diretto interessato, Guillermo Mariotto, quando lo avrà come ospite in studio la prossima settimana. La conduttrice della Volta Buona non ha perso l'occasione per giocare con la situazione, mantenendo un tono leggero nonostante la tensione crescente attorno alla questione. L'attenzione si è poi spostata sul rapporto tra i giudici, con particolare riferimento a Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli, le cui opinioni divergenti sono state al centro di accesi confronti nelle ultime puntate. Queste dinamiche interne alla giuria di Ballando con le Stelle hanno alimentato ulteriormente l'interesse del pubblico, rendendo lo show non solo una competizione di ballo, ma anche un teatro di confronti tra personalità forti. La puntata di domani sera si preannuncia particolarmente carica di attesa. Sarà interessante vedere se Furkan Palali riuscirà a riscattarsi e se Mariotto manterrà la sua linea di giudizio severa o mostrerà un atteggiamento più clemente. Inoltre, l'eliminazione renderà ancora più intensa la competizione tra i partecipanti, che si sfideranno per continuare la loro avventura ballando. Nel frattempo, il pubblico è diviso. C'è chi difende Mariotto, sostenendo che il suo giudizio rispecchi semplicemente il livello tecnico di Palali, e chi, invece, ritiene che sia stato troppo duro con l'attore. Sui social, i fan di Furkan stanno già esprimendo il loro sostegno, sperando che l'attore riesca a dimostrare il suo vero potenziale nelle prossime esibizioni. Insomma, gli ingredienti per una puntata ricca di colpi di scena ci sono tutti, e non resta che attendere di vedere come si evolveranno le dinamiche all'interno dello show, con Milly Carlucci sempre pronta a difendere i suoi concorrenti e a mantenere alta la qualità del programma.